troviamo di fronte alla porta della chiesa di Santa Lucia in Cermignano. È il punto più alto che domina il paese. Questa bella chiesa che attualmente è in restauro dopo gli ultimi avvenimenti della neve, del terremoto del 2016 e che ci vuole ancora tanto tempo per poterla riaprire. Nel frattempo la comunità parrocchiale si è spostata alla chiesa di Sant'Eustachio. È eretta questa chiesa antica in quello che è la chiesa di San Silvestro Papa. Il nome della parrocchia è San Silvestro Papa per questo motivo. Sulla chiesa antica San Silvestro Papa, che è presente fin dall'origine del castello, viene eretta la chiesa di Santa Lucia. Ha una insolita facciata barocca, è unica in suo stile, dei pochi comuni in Abruzzo, è quello che la identifica. Quindi questa è la nostra cara chiesa di Santa Lucia, era chiamata chiesa di San Silvestro Papa, ma la parrocchia ancora conserva il nome di San Silvestro Papa. Ci troviamo nella chiesa in onore a Sant'Eustachio. Questa chiesa risale al 1678. E a fianco c'è il convento dei frati Cappuccini. La storia della chiesa e del convento camminano insieme, perché dopo con gli anni è stata donata alla parrocchia lo che è l'attuale chiesa dove ci troviamo. Se noi vediamo dentro è presente un altare barocco, molto bello questo altare barocco, è opera di Giovanni Palombieri. E questo altare barocco ha un altare molto simile all'altare della chiesa di Cappuccini della città di Teramo. Anzi, tanta gente quando viene a un matrimonio, una cerimonia, subito fa questo commento, chiede il teramano e conosce anche la chiesa di Teramo. Sono presenti alcuni quadri dei pintori e soprattutto di Giacomo Farelli. Le vedrete nelle cappelle, sono tre cappelle con questi quadri molto molto antichi e di un grande valore. La chiesa è stata restaurata la prima volta nel 2005 e dopo ultimamente con gli avvenimenti del 2016 è stata di nuovo restaurata, si è fatto di nuovo la parte del tetto, le volpe del tetto, e così gli affreschi un po', le pareti, e ci sono dei quadri che hanno sofferto anche di atti vandalici perché per tanto tempo è stato un po' trascurato e quindi questo dava la possibilità di entrare e tante cose sono state perse o rubate. La unità pastorale di Cermignano è composta da tre parrocchie. La principale è San Silvestro Papa in Cermignano Paese. Dopo la seconda in importanza per la grandezza è quella di San Giovanni Apostolo Evangelista in Montegualtieri e dopo la parrocchia di San Martino Vescovo e Martire a Poggio le Rose. Troviamo a Montegualtieri una bella chiesa che risale, secondo gli ultimi un po' studi che hanno fatto, a un tempio pagano. Su questo tempio pagano è stata costruita l'attuale chiesa in onore a San Giovanni Apostolo Evangelista, che porta anche il nome della parrocchia. Accanto c'è la torre